giovedì 27 presso il plesso scolastico Ex Omni si è tenuta la giornata di beneficenza Bimbi in Festa. È stato messo a sorteggio un quadro realizzato dal signor Armando Domenica, anche organizzatore dell'evento. Il ricavato della vendita dei biglietti è andato a due famiglie indigenti di Caltagirone che hanno ottenuto dei buoni per beni di prima necessità. Vediamo il servizio. Siamo qui con Mattia, l'organizzatore di questo evento, e l'autore del quadro. Armando, come è venuto questo evento di solidarietà? L'ho fatto, il tema è andando ai bambini in festa. E mi è venuto perché parlando con alcuni genitori dicevano che molti bambini fanno merenda, non hanno merenda, vanno da altri compagnetti. Quindi ho pensato io e la mia famiglia di fare il quadro, raccogliere i fondi e tutto quello che verrà raccolto dato in beneficenza alle famiglie disagiate del nostro territorio, del Calatino. Questa è un'iniziativa fatta con cuore, anche se abbiamo fatto è stato fatto con tanto sacrificio e amore, in collaborazione con molte persone e poi diremo i loro nomi che hanno partecipato a questa iniziativa. Quindi, ricavato con questo quadro, che Allora, ricavato faremo una parte, avremo un'associazione che c'è a Caltagirone, che si chiama Precedenza Bimbi. Questa associazione di Fronte Santa Maria di Gesù è un'associazione che martedì, giovedì danno da mangiare pane caldo, indumenti, alimenti per le famiglie più disagiate di Caltagirone. Siamo dei figli. Chiamo dei figli. Okay. Il ruolo del volontariato della beneficenza nella tua famiglia. Questo ruolo è importante perché io alla famiglia ho insegnato sempre di aiutare il prossimo, ma non solo in denaro, ma anche con amore, aiutare i vecchietti, chi ha più di bisogno. Questa è una cosa innata, che anche i miei figli e mia moglie, abbiamo già il nostro io, siamo così nati, io sono un semplice operaio e mi piace aiutare il prossimo. Il ringraziamento è un po' per tutti, a partire dal dirigente scolastico, il nostro preside, Orazio Pappagallo, la vicepreside, le maestre, la responsabile Lia Colombo, la maestra Montagna, la maestra Linda Cunzulo, la maestra Caterina Saporito, le collaboratrici delle scuole, le rappresentanti di classi e poi più che altro anche la mia famiglia. I miei figli, voi due figure Seno e molti altri. Siamo qui con i rappresentanti di classe del Preso Pugliese Ogni, della terza classe, la quarta classe e la quinta classe. Parliamo con la signora Domenica, ci spiega un po' quello che è il ruolo e il nome del volontariato della scuola. Allora, io penso che insegnare a questi bambini cosa voglia dire fare volontariato e beneficenza sia molto importante, perché i bambini crescono con una concezione del prossimo abbastanza serena. Vorremmo noi come genitori cercare che i nostri figli crescessero proprio senza essere indifferenti ai problemi di chi ci sta accanto, perché molte volte vediamo delle situazioni disagiate, però tiriamo la strada e andiamo per la nostra strada. E questo è importante perché questi bambini che adesso sono così piccoli rappresentano la società del domani. Siamo qui con la signora Giovanna e la signora Luna dell'associazione Precedenza Bimbi che riceveranno il buono che si è operato il ricavato dalla vendita di questo quadro. Ringrazio tutti voi che ci avete ospitato, il donatore, diciamo, appunto, di questo assegno, di questo buono, diciamo così, il signor Armando Domenica. Noi, la nostra associazione, si occupa di famiglie indigenti, attenzionando i bambini. Per me la data proprio neonatale, quindi noi appunto raccogliamo giocattoli, prima necessità alimenti appunto primari, anche dal latte, appunto il bollo, perché ci sono, seguiamo tante ragazze madri, in questo momento abbiamo una ventina di mamme proprio in difficoltà. Quindi proprio questo buono è caduto, veramente, veramente ringrazio il signor Armando perché ne
ne avevamo proprio bisogno. Quindi lanciamo sempre di più questo appello, perché noi appunto abbiamo bisogno di aiuto, perché da soli non ce la faremo. Quindi ringrazio chi dona, all'associazione e chi crede in noi. Come ci può prendere parte a questa associazione? Salve a tutti. Innanzitutto voglio promuovere la nostra associazione perché si occupa, come ha detto la nostra Presidente, delle famiglie indigenti di Caltagirone. La cosa importante per noi, che lo facciamo ovviamente sempre con le donazioni, anche con lotterie, eventi di sensibilizzazione, proprio per attirare quelle che sono poi dei fondi che possono servire all'acquisto di beni, soprattutto alimentari, per queste famiglie. La cosa importante per noi sono i bambini. Noi attiviamo tutti questi servizi soprattutto per loro. Abbiamo sede presso il Quirino Milazzo, abbiamo molta attività, tra cui la donazione del pane, che grazie ai verificatori di Caltagirone riusciamo a dare sempre i martedì e giovedì dalle 10 alle 12, dove accogliamo realmente tante famiglie. E poi la cosa più importante è anche il circuito che facciamo tramite Facebook, perché da lì è che riusciamo poi a farci raggiungere anche da fuori dal nostro territorio per quanto riguarda il bisogno di delle cose ovviamente urgenti che ci servono. Quindi ringraziamo la famiglia Domenica, sì, abbiamo pensato a un gentile riscontro su questa donazione. È un gesto veramente d'amore, come dico sempre, ogni fiore è un segno d'amore. Grazie. Anche grazie. Un segno. Siamo qui con la vicepresidente del Presso Exormi, a cui chiederemo qual è il ruolo del volontariato della beneficenza. Allora, noi siamo stati veramente contenti e lieti di sostenere questa iniziativa, perché in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, vedere la generosità intanto degli artisti e nello stesso tempo anche da parte di tutti i genitori, dei bambini, degli alunni tutti, non solo del Presso Exormi, ma anche del plesso fisicale, della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Alcoleo, che hanno partecipato veramente in maniera sostanziosa. Questo ci dà veramente il segno del fatto che la scuola è sensibile ai vari momenti e le problematiche che si attraversano proprio in questo momento. Qualcuno era arrabbiato, ci disegnava accanto